Oh signori, vi vorrò raccontare la vicenda di Pinco Pallini che si chiama dei Focrini. Grambi e mirandola stan. E Matrona, la mamma Maria, la nuora del signor Tobia, che invoca Gesù e Maria. Ho 6 figlie, mi fan disperare. Telefonista e l'attrice, la prima studentessa che spesso non sa che a dormire non si debba vedere e in occhiali a letto la va. La seconda una gran pasticciona che non mangia né a pranzo né a cena, ma si attacca a parlare con Lena. Una radio ci sembra di udire. Terzo figlio è già ispettore, sempre pronto a tutte le ore, chiede strizzandoti l'occhio, voglio un libro, ma sia Pinocchio. Quarto in serie dei Sollandrini, è Rodolfo dei Fieri Alpini, ha portato con gesto d'alfiere, perna nera, fiasco e bicchiere. Poi silente viene la Gianna che con fare di bimba educata ti sorride negli occhi beata e ti dice il ben che ti vuol e di tutti la più piccolina salutata da versi e velati quando va in giro con la carrozzina lascia dietro di sé la pipì. Oh, signori, la storia è finita e la smetto di poetare. Ho finito e vado a cenare, se la rastoranno a preparare. 7 per 2, 14, 7 per 3, 21, 7 per 8, 48. asino cotto, 56. Dai, dai, fammene un'altra, questa è l'unica che non sapevo. A voi per 9? Un'altra più facile? 2 per 1? 2. Bravo, e 9 per 9 fa 81, appuntatelo. C'ha fame! Ma che caso, beh, va bene, andiamo dalla mamma in cucina così l'aiutiamo e tu studia. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Signore, ti preghiamo per questo cibo che ci dai e danne a chi non ne ha. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. E adesso si mangia. Io per primo! Non è poca però, Aspettate! Non tantissimo! Allora, cosa avete fatto oggi? Io ho acceso il fuoco. Io ho studiato. Insomma. E io invece ho guardato la Paola. sono bravi, ma adesso mangiamo, dai. Polenta, ci voleva proprio oggi. Che capo eccezionale che ha questa truffa.
E lo studio per gli esami procede? Sì, ma speriamo bene. Anch'io so leggere tutto. Mi manca poco che ti porti al giornale con me. Papà, dai, raccontaci una storia. Quella della Montagna Rosa, però. Sì, quella del Rose Garden. In tedesco vuol dire giardino di rose. C'era una volta, sulla montagna del Catinaccio, il regno di Re Lauino, che aveva il più bel giardino di rose che si fosse mai visto. Laurino era il re di un popolo di nani che, scavando nella roccia, aveva trovato cristalli, oro e argento. Oltre a queste ricchezze, possedeva due armi magiche, una cintura che gli dava la forza pari a quella di 12 uomini e un mantello che lo rendeva invisibile. Un giorno il re dell'Adige decise di dare in sposa la sua bellissima figlia Similde e invitò tutti i nobili cavalieri delle vicinanze, tutti tranne il re Laurino, che però trovò il modo di andarci ugualmente. I cavalieri dovevano fare un torneo e chi lo avesse vinto avrebbe avuto la mano di Similde. Quando sul campo del torneo cavalleresco Laurino vide finalmente la bellissima Similde, se ne innamorò all'istante. Istintivamente la caricò in groppa al suo cavallo e fuggì con lei. Tutti i nobili invitati si lanciarono al suo inseguimento e si schierarono poi all'ingresso del giardino di rose per bloccargli il passaggio. Re Laurino allora indossò la cintura che gli dava la forza di 12 uomini. Quando però si rese conto che non poteva battere tutti quegli uomini, indossò il mantello che lo rendeva invisibile e si mise a saltellare da una parte all'altra del giardino, convinto di essere invisibile agli occhi di tutti. Ma i cavalieri riuscirono a scovarlo, osservando come si muovevano le rose sotto le quali Laurino cercava di nascondersi. Lo catturarono, tagliarono la cintura magica e lo fecero loro prigioniero. Re Laurino, arrabbiato per ciò che gli stava accadendo, si girò verso il Catinaccio, che lo aveva tradito, e gli lanciò una maledizione. Né di giorno né di notte alcun occhio umano potrà più ammirarti. Ma nella rabbia Re Laurino si dimenticò dell'alba e del tramonto, e così da allora accade che il Catinaccio, sia al tramonto che all'alba, si colori come un bellissimo giardino di rose.